Ok, salute e benessere. Torna l'appuntamento con la salute, torno io, Chiara Caretoni. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, avrete sentito che la nostra sciatrice Sofia Goggia nei giorni scorsi ha subito purtroppo la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio, cadendo ovviamente in pista. Ma di cosa si tratta esattamente? Ne parliamo con Arturo Guarino, direttore della traumatologia sportiva del Gaetano Pini CTO di Milano. Dottore, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, dottore, innanzitutto, per fare un po' di chiarezza, ci spieghi che cos'è il piatto tibiale? Allora, intanto il piatto tibiale rappresenta la porzione più alta dell'osso tibiale ed è di fatto un'espansione che permette l'appoggio del femore, cioè dei condili femorali che sono immediatamente sopra. Ecco, in quali situazioni si può verificare la frattura del piatto tibiale? Quando è più frequente? Direi che i pazienti giovani sono quelli un pochettino più sottoposti a questo tipo di fratture, perché molto spesso sono traumi che si verificano per alta energia, quindi incidenti stradali, infortuni sportivi. I pazienti over 50 possono incorrere anche con traumatismi meno violenti in virtù di tutti quei processi di indebolimento della struttura scheletrica, pensi le donne in fase in menopausa, ecco, per cui anche, per dire, una caduta banale da uno sgabello talvolta possono determinare appunto questi tipi di fratture. Ecco, in che modo si può curare una frattura del piatto tibiale? Nel caso specifico della nostra atleta la scomposizione era minima e questo quindi non ha richiesto il trattamento chirurgico, ma un trattamento conservativo che viene fatto utilizzando dei tutori particolari delle ginocchiere articolate, cioè che permettono, dopo i primi giorni, che naturalmente si tende a far stare a riposo l'articolazione il più possibile per non incorrere in dolori inutili, ma subito dopo, già a distanza di 3-4 giorni, si può favorire un cauto ripristino dell'articolazione. Parliamo di concedere dai 30 ai 40 gradi di flessione e poi naturalmente un incremento del range articolare mano a mano che il paziente monitorato dimostra di non avere dolore e di poter incorrere in quel tipo di movimento. Naturalmente l'unica cosa che va assolutamente evitata è l'appoggio. L'intervento chirurgico viene fatto tutte le volte che il piano articolare è sconvolto, quindi quello che si deve prefiggere l'intervento chirurgico è di arrivare comunque a una situazione come quella della Goggia, cioè che permette poi una mobilizzazione precoce. Ringrazio il dottore per essere stato con noi.